ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia ed inchinarci alle zanzare, pregandole di non mescolare il nostro sangue a quello dei topi, arrivati in massa con le maree, le porte aperte, i porti chiuse, sorrisi agli sconosciuti che ci guardano attoniti mentre ci baciamo da uomo a uomo, mano nella mano. Sigaretta, non lo racconta, ci vuole forse una vita intera o una canzone, non certo questa, altri maestri, altri genitori che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi e quello che eri. Esistere è giusto un momento, chi vive nel tempo muore contento, e sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto, pazienza, perdere tempo con il cielo, farlo di lavoro, pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare. Mi spiego meglio senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso in questa palestra dell'orrore. Ecco la pietra, ecco il peccato. Un cane pastore lo fa per amore, non per denaro, non per rancore, non per la lana, esiste il gregge, né per la legge. Siamo delle antenne, dei televisori, mettiamo storie che fanno rumore. Cerchiamo la donna della vita, l'uomo della morte, strade interrotte, eterni sorrisi, figli sangue nel nostro lavoro. Non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero. E perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto. I topi cacciati, debellati, mostri, tutti sotto al letto. E lasciar volare via quell'abbraccio conosciuto di chi in nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato. Quando arrivi tu se ne vanno gli altri, sai che non va bene, ma ti piace arrangiarti come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare. A parole, ero presente al momento dei fatti, il fatto non sussiste, chiedetelo agli atti, ma non hai paura di nessuno se non della tua statura, hai la democrazia dentro al cuore, ma l'amore è una dittatura, fatta di imperativi categorici, ma nessuna esecuzione, mentre invece l'anarchia la trovi dentro ogni emozione. Tu stammi vicino, anzi lontano, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa. Sono occhi, quindi comunque una porta aperta. Il tempo passa, lo senti da questo orologio, mentre lavori dentro un bar, ad una pressa o in un ufficio. E speri ancora che qualcuno sia lì fuori ad aspettarti, non per chiederti dei soldi, neanche per derubarti, non per venderti la droga, soffiarti il posto di lavoro, ma per urlarti in faccia che sei l'unica, sei il Lavannare letterarie. Questa mattina siamo in una formazione diversa perché manca Riccardo che ha un impegno, ma con me c'è Alessandro Chiometti. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per l'invito. Beh, è un piacere, anche perché allora è stato invitato non a caso, no, non no, per farmi compagnia. Ah, io pensavo. No, non mi ha fatto il balance. Allora, è stato invitato perché è un autore ternano e oltretutto sforiamo in un genere diverso rispetto a quelli che abbiamo presentato fino a sabato scorso, insomma, perché abbiamo detto con Riccardo che ci piace un po' variare, presentare le varie realtà, e quindi dici in che genere ti inserisci, presentati Alessandro. In che genere mi inserisco non lo so, nel senso che ho scritto un bel po' di roba diversa uno dall'altro. Forse chiaramente quello che mi ha dato più soddisfazioni per adesso è un thriller gotico chiamato Il Mastino di Darwin,
con sfumature molto horror e splatter a volte, però con una solida base scientifica, tant'è vero che c'è anche la postfazione del Mopievani, a cui è piaciuta questa idea di usare il thriller per parlare un po' dell'evoluzione biologica di Darwin. E poi in realtà ho esordito con Conca, che è una raccolta di racconti brevi ma concatenati Non so che insomma, come se fosse un romanzo episodio dell'inizio dell'Ottocento, no? E scusate se vi interrompo, di Conca potete trovare anche un bellissimo trailer del libro su Girato dal YouTube. maestro Castellani, che salutiamo, Esatto. che insomma ha fatto insieme a Giovanni Tasca e Daniel Pisano, hanno messo in vivo due dei personaggi principali di Conca, anche grazie a Maurizio Sborgia, che ha fatto il maresciallo Mancinelli. Insomma, È vero, ci sono Maurizio. Nico, Fabrizio e il maresciallo che si rincorrono insieme ad altri personaggi nella Conca, che ovviamente è la Conca Ternana, Che io insomma. trovo che il book trailer, no? Come si suole chiamare questo tipo di trailer, sia molto d'impatto, no? Anche per la presentazione di uno Sì, scritto. tra l'altro poi invece sul mastino di Darwin, con pubblicità occulta a No, non è seguito, occulta. in Adesso. realtà una bella soddisfazione mi è venuta da una ragazza che, da una, sì, una ragazza, ma in realtà è un adolescente, fa seconda superiore, credo, faceva l'anno scorso, che aveva scelto il mastino di Darwin per realizzare il book trailer per la sua desina di fine anno, e quindi Bellissimo. aveva fatto questa cosa, tra l'altro molto riuscita, aveva proprio colto il senso del libro. Infatti poi la madre me l'aveva girato, io sono stato contentissimo. Lo trovate anche sulla mia pagina Facebook di Alessandro Non Giumetti, l'avevo, questo raccolti non e l'ho racconti. visto. Non l'ho Beh, lo visto. ritaggerò a breve, allora. Bene, potete trovare anche altri video del Penny Horror Sì, Fest. beh, cara Carrie, Esatto. c'è anche il Terni Horror Fest. E poi ecco l'ultima invece mia pubblicazione, anche con una casa editrice diversa, è questa No, raccolta dire. di racconti classica, in cui qui veramente vado dal minimalista esistenzialista all'horror abbastanza spinto, quindi paranormale, tutti questi libri. Forse il filo conduttore, per chi mi conosce, non è una sorpresa, è un po' la laicità, i diritti civili, quindi la divulgazione scientifica, la lotta contro i cialtroni che millantano di avere superpoteri paranormali, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una cosa che si rincorre abbastanza Quindi nei tu miei racconti. utilizzi il personaggio per fare una denuncia anche sociale. Assolutamente, sì, ci sono proprio dei racconti nati in questo senso. Qualcuno c'è, per esempio, sull'ultimo c'è La Scogliera, che parla del tema dell'eutanasia e del testamento biologico. C'è Occhi Rossi, che parla del tema del femminicidio. E poi ce ne sono molti sui diritti del lavoro. Insomma, io sono un laico libertario di sinistra senza partito, perché partiti decenti non ce ne sono in questo paese, però per il resto insomma, le mie idee sono quelle, quindi chi mi conosce mi ci ritrova molto in quello che Certo, vabbè, è scrivo. normale anche chiaramente importarle in quello che uno scrive, no? Per forza. Sì. Cercando, ecco, magari una delle cose peggiori che può fare l'autore è fare la morale dal suo punto di vista, Ah no? no, certo. Ecco, io cerco sempre di non dare una morale o dire io ho ragione, io cerco di esprimere il mio punto di vista, poi magari quello del lettore è completamente opposto, però magari è uno spunto per confrontarsi e discuterne. Io racconto la storia chiaramente dal mio punto di vista, poi, come dice Pennacchio, il lettore è libero di trovarci ogni messaggio che più gli aggrada in quello che un autore scrive. Certo, visto che hai citato un autore, i tuoi autori preferiti nel leggere, perché sarai anche un grande lettore, cioè io lo so, perché ho visto i libri a casa tua. Non è facile fare dei nomi e lasciare fuori altri. Non posso non citare Stephen King, che insomma ci sono cresciuto, Isaac Asimov dal punto di vista fantascientifico. Poi Gabriel García Márquez, o forse penso uno, Cent'anni di solitudine, una delle esperienze di lettura più sconvolgenti che un lettore possa provare, fin dall'inizio fino alla fine. Uno dei pochi libri che la prima cosa che ho fatto appena finito il libro è stato di rileggerlo. Vedi? C'è Perché.
problemi di separazione dal libro. Sì, perché no, è raro, no, che uno poi cent'anni di solitudine, insomma, uno lo vede sempre come un mattone immenso, perché ci sono c'è tanta di quella roba dentro che tu te lo ricordi sempre come un mattone, tipo il Don Quixote della Mancia o cose del genere. Poi dopo lo vai a trovare, vedi questa edizione economica che è così, più piccola di Conca, diciamo che questa è cent'anni di solitudine, sì. Ma in realtà è che Marquez che ci mette tanta di quella roba dentro al libro, che è tutto un viaggio, quindi un'esperienza di lettura sicuramente da fare, come è da fare sicuramente un viaggetto sul mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, che secondo me è uno di quei libri che ti cambiano la vita, o perlomeno così è successo a me, ha cambiato molto il mio modo di pensare su tutto quello che era il militarismo e il mito del soldato. Quando ho letto Mattatoio numero 5 all'università, è stato un libro che mi ha preso a schiaffi in faccia dalla prima all'ultima pagina. Quando l'ho finito non ero più io. No, l'ho riletto molte volte, no. Ma perché poi Vonnegut proprio lì ha dato il meglio di sé. Insomma, questi sono i primi che mi vengono in mente. Poi c'è Philip Dick che, insomma, sulla fantascienza distopica ha fatto il suo, diciamo, è un must, insomma, perché piace il genere. Richard Matheson, sempre per ritornare nel tema del festival horror, che ha fatto tanta tanta roba. E poi non so, c'è Nick Corby dei contemporanei, Milan Kundera, che mi piacciono molto. Italiani? Italiani, allora, mi era piaciuto molto L'esordio di Andrea De Carlo con 2 di 2, mi era piaciuto, sì, moltissimo. Mi piacciono vari libri adesso, anche se non mi vengono subito in mente degli italiani, no, mi scuseranno i colleghi della cosa, però insomma, giuro che li leggo soprattutto i libri d'Italia in quanto autori della cosa e libri di tempesta, quindi cioè, tra gli italiani c'è Romeo Vernazza, che ha scritto secondo me 2 piccoli capolavori che non essendo molto una casa come la Mondadori non conosce quasi nessuno, ma sono veramente bellissimi. Quelli erano giorni, che è la storia del padre che era combattente nella seconda guerra mondiale, che è molto coinvolgente e molto bella, ma soprattutto ha scritto Cenerentola ascolta Joy Division, che è un libro che secondo me forse a livello di ragazzi forse è il più bello degli ultimi 20 anni, non lo so, è molto molto bello. Cioè, il titolo poi, macchiappa, già quando parli Joy Division se poi questo. A me Joy Division non piacciono, a parte forse 2 canzoni, però quando vedi Cenerentola ascolta Joy Division già sei dentro al libro. Già sei caduto dentro al libro. Quindi Romeo Vernazza è bravissimo, è un grande autore e c'è anche un altro, non è italiano però è francese, ma un altro autore che vorrei citare, Hubert Mingarelli, che dei contemporanei è molto bravo. Bene, allora senti, visto che tu hai citato la musica e sei anche un grande esperto di musica, ci hai portato oggi delle cosine, fra cui questa che ce l'annunci tu, l'ascoltiamo e poi sì, continuiamo. Questa è la scoperta più carina di questo inizio 2019. A livello musicale è il ritorno dei Delta V, erano 10 anni che non facevano, sì, un disco di Delta V, ricordo. Hanno cambiato la cantante, uh-huh. C'è questa Martina che è molto molto brava e questa canzone è molto nostalgica però bella. Domenica di agosto e ve la mandiamo. Quando finiva l'estate, le voci dal cortile rubate, fra correnti d'aria e sigarette, quando riscendevo le scale. Pomeriggio a studiare, a consumare.
era dalle domeniche d'agosto ai sabati di marzo, facciamo un ritorno. Carino, anche il video è carino, guardatevelo poi. Allora, stavamo scegliendo qualcosa da leggere, diciamo, mm-hmm. e abbiamo trovato, ti ispira qualcosa, ci vuoi pensare ancora? No, possiamo leggere qualcosa che leggo spesso, fra l'altro, su, quando mi chiedono di leggere qualcosa, dato che uno è sempre incerto su quello che scrive, leggo qualcosa che non è mio inserito nel libro. Così non ce l'hanno passato. No, la prima parte in realtà non è mia, dopo invece la seconda parte è la mia. Allora, il mastino di Darwin, come si può vedere dalla copertina, parla di horror e potete anche intuire di che genere horror è trattato nel libro, no? Questi due buchi, insomma, sulla pelle per gli amanti dell'horror non possono che portare in mente i vampiri. Allora, era un periodo in cui era un po' dopo, però a me era rimasto veramente dentro come una ferita la visione di Twilight, che secondo me ha distrutto come una ferita devastante. Ha distrutto decenni di storia di suoi vampiri. Sì, vampiri che strilluccicano, no, diciamo, non si possono vedere proprio, guarda, è una cosa, un dolore, un dolore. Uscito dalla prima visione di Twilight volevo picchiare la regista. Ma dico, ci sei andato per curiosità al cinema? No, beh, sai com'è, insomma, io amante delle storie gotiche, sì, dell'horror, certo, dei vampiri, insomma, dico, andiamo a vedere sta saga di Twilight, che ne parlano tutti. Sono uscito dal cinema, volevo picchiare regista e autrice del libro, se ce l'avessi avuto davanti l'avrei picchiata. Dico, ma come si fa a fare una cosa del genere? Una reazione perfetta. È una cosa terribile. Insomma, vabbè, lo massacro Twilight all'interno del libro, ovviamente, perché è una forma di vendetta che mi sono preso, ovviamente, magari averci soldi di dire, ma io, la mia è tutta invidia, cara Stephen Myers, parliamoci chiaramente, lo sai benissimo, non te la prendere, e magari vendere tutte quelle copie, questo è chiaro. Però, insomma, ho cercato di strutturare i vampiri in maniera un po' più decente, dandogli appunto anche una base evolutiva plausibile, diciamo, ovviamente non realistica, ma perlomeno plausibile, ovvero che i vampiri, al di là di tutte le leggende, agli crocifissi, luce del sole e quant'altro, in realtà sono semplicemente una mutazione casuale della specie umana, e anche loro lottano per la sopravvivenza. Chiaramente il mio vampiro è nato nel 1600 e questo gli ha concesso di vedere tutto lo sviluppo delle scienze. Certo. Lui era proprio affamato di conoscenza, il mio vampiro, quindi quando hanno iniziato a venire fuori la chimica, la fisica, la biologia, lui non si è perso una virgola. Infatti nel tempo attuale è quasi un superumano, perché sa tutto. Poi il vampiro è più prestante fisicamente, eccetera eccetera, quindi c'ha un passo avanti rispetto agli altri. Però nel 1859, scusate la caramella che devo mangiare, altrimenti la lettura no, te la concediamo. Non viene bene. Nel 1859 si trova a Oxford. E a Oxford cosa c'è in quei giorni? Praticamente c'è stata la presentazione della teoria dell'evoluzione delle specie di Darwin, e ci sono subito i primi scontri. E Darwin, dopo aver presentato la teoria, era sfinito dopo averci lavorato 40 anni, quindi Darwin non andava agli scontri con questi, con i preti, con gli altri scienziati, perché non ce la faceva proprio. Era il suo gruppo di ricerca che andava a fare questi confronti, e uno era particolarmente agguerrito, ovvero Thomas Henry Huxley, che chiamavano per l'appunto il mastino di Darwin. Ok. Questo spiega il libro. Spiega il titolo. E il caro Thomas Henry Huxley deve controbattere a questa argomentazione qui del vescovo Samuel Wilberforce in un dibattito pubblico all'aula di scienze di Oxford, che insomma è rimasto nella storia. Questa è la trascrizione puntuale di quello che si scambiarono i due signori nell'aula affollata di Oxford. Inizia il vescovo Wilberforce: amici miei, dalla teoria del signor Darwin è possibile trarre soltanto due conclusioni: o che perfino l'uomo è privo di un'anima immortale, o che al contrario ogni creatura vivente e perfino ogni pianta ne possieda una, ogni gambero, ogni patata, perfino il comune lombrico. Se tutto questo è vero, credo proprio che nessuno di noi troverà il coraggio di consumare il tradizionale roast beef inglese quando tornerà a casa stasera. Ma vedo che non sono riuscito a fare breccia nel signor Huxley, e allora gli farò una domanda, una sola:
Vorrei sapere se è per parte di suo nonno o per parte di sua nonna che si dichiara discendente dalla scimmia. E Huxley chiaramente non gliele manda a dire. Il signore è giusto e lo mette nelle mie mani, signor presidente, signore e signori, sua eccellenza. Lei, signore, ha voluto ridicolizzare una nuova teoria scientifica, definendola rozza e semplicistica. Il signor Darwin ha dedicato la maggior parte della sua vita a ponderare questo importante argomento. La nostra conoscenza è molto incompleta, ma le somiglianze strutturali tra l'essere umano e la scimmia sono evidenti e anche innegabili. Se poi le scimmie, i vescovi o i tuberi siano tutti opera di Dio, non è mia competenza giudicarlo. È perfettamente legittimo contemplare l'eventualità che un fenomeno qualsiasi sia il risultato di una qualche causa a noi sconosciuta. Ma è una cosa stupida, eccellentissimo vescovo, che un uomo metta da parte la sua ragione e scelga di cadere nel ridicolo. Insomma, capisci che non se le mandavano a dire già da allora. Ma soprattutto qui hai fatto un grandissimo lavoro anche di ricerca, no? Beh, per la contestualizzazione storica. Beh, questo diciamo per chi ha studiato l'evoluzione biologica è un passo famoso, insomma, c'è riportato in vari testi di questo famoso scontro fra Huxley e il vescovo Whitford, in cui appunto gli fece questa domanda. In cui dice: ma lei è da parte di nonna o di nonno che viene dalla scimmia, no? Sì. Che pensava di mettere in difficoltà, invece Huxley gli rispose alla grande. Ma c'è qualcuno che gli avrebbe risposto ancora meglio dal mio punto di vista, ed è il mio vampiro, che allora si faceva chiamare Samuel Weiss, che lo definisco eccentrico studioso, ufficialmente chimico, ma la cui conoscenza secondo qualcuno rasentava l'onniscienza. Si diresse verso Huxley, gli strinse la mano vigorosamente e gli disse: complimenti, signore, complimenti. Grazie, lei è? Weiss, Samuel Weiss. La prossima volta che un prete le fa una domanda del genere, gli risponda che l'unica parentela che un uomo dovrebbe vergognarsi d'avere è quella con un prete, per l'appunto. Dice: accidenti! E poi chiamano a me il mastino? Eccolo il vero mastino di Darwin. E qui, insomma, esatto, poi inizia. Così inizia tutta uno scambio di vedute in cui Huxley invita Weiss a collaborare con il loro gruppo di ricerca. Lui rifiuta di vederli di persona perché ha qualche segreto da nascondere, forse non gli conviene, dice: però collaboreremo in via epistolare molto, ci tengo a essere aggiornato. E si scambiano i biglietti di visita e Huxley si allontana e Samuel Weiss si diresse verso l'aula dove si era tenuto il dibattito della mattina. Darwin aveva dato davvero un senso alla sua vita. Grazie alla teoria evoluzionistica era riuscito a comprendere molte cose sulla sua natura e quella dei suoi simili. Semplicemente e scientificamente, i vampiri erano un ramo evolutivo partito da quello della razza umana, una mutazione casuale che gli donava dei vantaggi e alcuni svantaggi. Stava a loro, uomini nuovi, non farla cadere nel vuoto, ma garantire la sopravvivenza della specie. Guardò la lavagna. C'erano delle scritte confuse, ma una era in evidenza su tutte: Homo sapiens. Prese il gesso, ci tracciò una riga sopra la parola sapiens e poi sottoscrisse Vampirus. Si spolverò le mani e se ne andò. Doveva assolutamente dare una continuità alla sua specie, doveva trovare il modo di riprodursi. Benissimo. E questo, diciamo, è una parte del mio mastino di Darwin. Bene, allora facciamo riflettere il pubblico, mettiamo un po' di musica e poi torniamo. Yeah.
torniamo in onda. E questi erano i Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Forse... Ti hai detto che è una delle poche che comunque ti... No, sinceramente non sono pazzo per i Joy Division, però hanno fatto un paio di pezzi, che, tra cui questo è sicuramente uno che è molto molto bello secondo me. Senti, ma l'influenza della musica in quello che scrivi? Cioè... Molta. Sì. Anche della fotografia, perché allora Alessandro è anche un bravissimo fotografo. È bravissimo, ok. Beh, un amatoriale. Cioè, gusto personale, sei un bravissimo fotografo. No, nel senso che sai chi riesce a carpire le immagini della realtà, poi in un qualche modo forse, non lo so, c'ha anche un'immaginazione quando legge diversa e quando scrive, cioè tu ti immagini già la scena. Beh, diciamo che parti dal presupposto che fotografia significa scrivere con la luce, capisci che non è molto diverso il concetto tra, esatto, scrivere un racconto, certo, e fare una fotografia, no? Se la fotografia secondo me è un po' come il racconto breve. Io sono un amante del racconto breve, proprio secondo me è una delle più belle forme di letteratura che c'è, anche se nel nostro paese purtroppo è poco considerata, perché questa cosa è una cosa strana che non si capisce, insomma leggiamo poco, però se non ci sono meno di 800 pagine sul libro non lo leggiamo. Vabbè, queste sono tutte schizofrenie italiane. Tra l'altro una mia personale impressione, anche quando mi cimento a scrivere, è che scrivere un racconto breve non è semplice per niente, perché tu devi condensare comunque, no, una storia in uno spazio, ecco, bisogna il racconto breve. Ci sono scrittori che gli viene particolarmente bene e scrittori che invece no, sono un po', sono restii a fare questa cosa. Uno dei pochi scrittori che scrive sia racconti brevi che romanzi lunghi è Stephen King, che è notissimo per i suoi capolavori, oltre, cioè, ad Alessandro Chiometti. Lui è fuori scala, insomma. Troppo bravo, dai. Parliamo degli umani, degli, esatto, umani, esatto. Fra gli umani Stephen King, insomma. No, lui si definisce un romanziere, quindi gli piace scrivere romanzi lunghi, però chi lo ha letto sa che anche nei racconti brevi dà il meglio di sé. C'è una raccolta molto recente che si chiama mi è sfuggita comunque l'ultima racconta, la raccolta di racconti che ha fatto, che ci sono veramente delle chicche molto belle. Altro scrittore di racconti brevi e bravissimo è Richard Matheson, che insomma dagli anni 50 poi faceva anche I confini della realtà, che non so se hai visto, sì, mai quella serie cult degli anni, che a noi dei ragazzi degli anni 80 che ci riproponeva Italia 1 alle 1 di notte, ci ha cambiato la vita, perché eri abituato a vedere tutt'altra TV dalla mamma Rai, certo. Poi quando insomma ci hanno proposto questi episodi stranissimi in cui veramente, no, l'immaginazione di Matheson, di Sterling, non aveva limiti, insomma è stata veramente bella. Però ecco, tornando al racconto breve, secondo me il racconto breve ha un compito che, mentre tu nel romanzo devi far tornare tutto, no? Cioè voglio dire, tu fai il romanzo, poi ognuno ha la sua tecnica, però tu insomma devi fare un percorso per cui alla fine poco deve essere non detto, certo, cioè certo, non puoi, sì, lasciare personaggi importanti senza con la, ma questo che fine, esatto, avrà fatto, certo. Secondo me è uno degli errori che si può fare più grossi in un romanzo, non lo sopporto quando lasciano i personaggi appesi. In un racconto breve invece puoi farlo, quindi perché il racconto breve è come la fotografia, è come la fotografia non deve narrare una storia, cioè no, non è quello, lo fa il film. Sì. Di narrare la storia della cosa. La compito della fotografia è dare un suggerimento. Tu vedi un'immagine e dici chissà che cosa c'è dietro questa immagine, perché questa persona stava qui di spalle, esatto, con l'ombrello su questa, certo, strada, certo, eccetera, eccetera. E tu e la storia se la fa chi guarda, non l'autore della foto. Il racconto breve, diciamo, per certe cose è lo stesso. Tu dai degli spunti al lettore, che racconti una parte, una piccola parte della storia, un dettaglio interessante, e poi chiaramente i personaggi restano lì appesi. Allora tu ti metti lì a dire, ma questo poi dopo questo episodio così che cosa avrà fatto, come sarà andato a finire, è quella. E quindi ecco, cioè, secondo me tra fotografia e racconto breve c'è molta similitudine.
Mi dispiace che in Italia veramente nel racconto breve ormai se non sei Camilleri, se non sei Lucarelli, se non però sei Ligabue, hai scoperto degli autori bravi in fatto di racconti brevi proprio col Ternio Horror Fest, no? Ma perché noi facciamo questo premio Ternio Horror Fest basato sui racconti, sui racconti brevi, ma questo, diciamo, i premi letterari il 90% è sui racconti brevi, no? Per gli esordienti, perché una giuria che deve leggersi 40 romanzi in un'estate, no, certo, no, non è per un'organizzazione come la nostra fattibile. Quindi in genere il racconto letterario si fa sul racconto breve, e ce ne sono dei bravissimi, mandano ci sono anche ormai purtroppo il povero, bisogna dire, Tullio Dobner, che è stato il nostro presidente della giuria, sì, per i primi 2 anni, poi purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato improvvisamente perché per questo riacutizzarsi del suo male, che veramente non gli ha lasciato scampo, è stato veramente un brutto colpo, perché poi era un amico, era ormai un amico, insomma, certo. E insomma anche lui era rimasto molto molto sorpreso dalla qualità dei racconti che erano arrivati, soprattutto c'era quello che ha vinto, non quest'anno è arrivato ex aequo insieme a un altro, Roberto Ciardiello di Roma, ma l'anno prima aveva mandato questo racconto che si chiamava Laggiù in Campagna, che era stato uno dei primi a arrivare, non ricordo se era il terzo o il quarto, insomma, quando ho letto questo racconto ho scritto a quegli altri, dice, mi sa che io già c'ho il vincitore per quest'anno, non ho letto gli altri 40 che sono arrivati, ma penso che un vincitore ce l'abbiamo, e aveva vinto veramente per distacco, facendo piangere il nostro Alex Coman, che era arrivato secondo. Però salutiamo Alex, molto bravo, però quell'anno ha beccato veramente un fuori classe, ma poi un fuori classe nel momento del suo momento migliore, perché poi è bello anche quello che è arrivato a Xeco anche quest'anno, però non era all'altezza di Laggiù in Campagna, su questo siamo tutti d'accordo. Senti, ma questi racconti sono editi? È possibile leggerli da qualche parte? Ancora no, vedremo. Noi potrebbe essere una... Sì, potremmo, quest'anno stiamo pensando, visto che il festival sta aumentando di levatura e di collaborazioni, se riusciamo magari faremo un'antologia con i migliori, compresi quelli di quest'anno, in modo che le cose non vadano perse, ma anche così, diciamo, in modo amatoriale, non senza necessità di far metterci gli ISBN o fare proprio un'edizione. Certo, no, anche perché quello che magari c'è, perché uno magari legge Terni Horror Fest pensa unicamente all'horror come tipologia, no? Di stile di scrittura o filmistico. In realtà io ho avuto il privilegio di partecipare e leggere anche alcuni di questi racconti, e in realtà affrontano anche delle tematiche horror, nel senso che riguardano delle paure molto profonde, ataviche dell'animo umano, e anche delle questioni sociali importanti. Il racconto di cui parlavo io era fortemente intriso di violenza, ma proprio che quello che avevi letto tu nelle nostre serate Zio Tibbia racconta, era un, praticamente una denuncia contro la violenza, esatto, di genere sulle donne, esatto, e molto molto pesante, tra l'altro scritto da un bravissimo ragazzo che credo che adesso viva in Inghilterra, Francesco Sarti, che era di San Gemini, è qui vicino pure, ma poi è andato in Inghilterra credo per lavoro. E molto molto bello, molto coinvolgente, era veramente duro da leggere e arrivare fino in fondo. Ma non solo, perché più andavi avanti più non capivi bene, perché io all'inizio pensavo che fosse successa una cosa, poi c'era questa molto forte, tanto che abbiamo tagliato delle cosine. sì. Vedi mai che il pubblico però l'horror, ecco, uno c'ha questa ci sono molto giudizi quando, esatto, uno sente pregiudizi, no? Quando, sì, uno sente la parola horror dice ma non vado a vedere il film perché è un film horror. Esatto. E questo secondo me è un atteggiamento veramente sciocco, nel senso, dopo ci parli, dice ma fammi capire, a te non ti è piaciuto mai nessun film horror? No, ma per dire, Il silenzio degli innocenti, che ha vinto pure l'Oscar, non ti è piaciuto? Ma quello non è un horror. Come non è un horror? Hannibal Lecter, ragazzi, Hannibal Lecter si mangia il fegato con il Chianti di quelle persone che stanno in pane, non è horror, cioè prende il poliziotto, non si sa quello che gli fa, cioè non è horror. Diciamo, ma quello è un bel film, che c'entra?
un film, beh, un bel film horror, qui voglio dire, e così tanti film, alcuni per esempio anche, non so, Alien che è un film di fantascienza ma è un film horror, perché noi usiamo la parola horror nel senso che ha spiegato Stephen King nelle sue lezioni, ovvero è horror tutto ciò che è stato costruito con l'intenzione di spaventare il lettore o lo spettatore, o quantomeno fargli provare disgusto o comunque sensazione di angoscia. Quindi è horror, per dire, tutti i thriller che hanno una funzione del genere. Certo. È così, non è l'horror, non è solo paranormale, non c'è, deve stare il vampiro, no, lo zombie, infatti, il mostro, però eccetera, c'è eccetera. Questo pregiudizio invece poi se ti vedi tipo film orientali, giapponesi, questa cosa che dici tu è molto più inquadrata, perché puntano molto di più, molto meno sullo splatter, diciamo, ma molto di più sulla scuotere l'emotività. Per esempio c'è Old Boy, che è al centro, no, di, sì, della trilogia della vendetta di questo autore coreano, che, cioè, non c'è nessun cosa paranormale, ma è sicuramente un film horror. Non dormi tranquillo. Ecco, non, dopo che l'hai visto, non dormi tranquillo per molto. Dopo, ripeto, dopo ci sono anche gli horror con gli elementi del paranormale, e va bene, ci sono anche quelli, però insomma, la gamma dell'horror, che poi insomma qualcuno la fa risalire a Poe, no? Come, sì, per in realtà. Forse il primo è, vabbè, Mary Shelley con Frankenstein, poi ancora prima c'era Walpole con il castello di Otranto. Però al di là delle cose, insomma, c'è una lunga tradizione di storie gotiche fatte per suscitare proprio quel sentimento di paura, perché poi dice: ma perché dovete provare paura? Ma la paura è catartica, assolutamente, e ti, certo, aiuta. Il meccanismo è quello, chiaro. Tu per esempio pensa, no, io avevo paura dei ragni, poi ho visto Arachnofobia, ma è passata. Ti è passata, pensate, era aumentata, quella di quelli piccoli, poi mi è venuta quella di quelli grossi, che questo è un altro discorso, perché ci vedono certe bestie su Arachnofobia che non lasciamo quelli piccoli, ormai vabbè, è una figura. Va bene, allora un altro po' di musica e poi ci avviamo verso il finale. Mio amore, ripiegate le labbra e tornati al colore di prima. Aspettate, ho fatto qualche danno. Adesso vi ricolleghiamo con la musica. Questo è il bello della diretta. Mio amore, ripiegate le labbra e tornati al colore di prima. Guardo fuori ed è l'alba, come fuggono le ore da qui e ci dobbiamo salutare. C'è un'altra giornata d'amore da preparare. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Per riaverti ancorato al mio respiro, mentre il sole svanisce e l'ombra disegna il
tuo profilo. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Ho visto solo stelle buone sulla tua pelle. Se tornerai domani saprò darti quelle perse e lascerò che tutto sia sospeso fino a quando non ci rivedremo. Ho visto solo stelle buone. Ho visto solo stelle buone. Ti chiedevo, un film che consiglieresti al nostro pubblico? Un film recente? È uscito da poco? Sì, è uscito da poco, così magari... Beh, degli ultimi usciti al cinema, a parte Glass di Shyamalan, che poi ha avuto, insomma, notizie, giudizi controversi, a me è piaciuto molto, perché dà un proprio... non so se sei se hai seguito la serie Unbreakable dell'anno 2000, poi Split del 2 anni fa. Insomma, ha fatto, secondo me ha fatto un bel lavoro Shyamalan in questi tre film, in cui Glass è il finale. A me ha convinto molto, ho letto critiche anche diverse, però insomma io lo consiglio di vedere tutte e tre, prima di Unbreakable, poi Split, poi Glass. C'è La casa delle bambole, uscito da poco, carino, diciamo, anche se non troppo originale come soluzione della storia, però dato che è anche il regista di Martyrs, è molto 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 cruento, insomma è sconsiglio per chi ha stomaci deboli, insomma è abbastanza pesante. Invece, tornando al gotico generale, c'è l'ultima serie su Sky di True Detective, che finirà questo lunedì in versione italiana. Chi l'ha vista come me in versione inglese è finita lunedì scorso, che è veramente bella, quasi ai livelli della prima serie, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che resta comunque mitologica, veramente quei due sotto quella serie, penso. Melconi ha avuto la fortuna di fare Interstellar, quindi è uscito subito dal personaggio, se no penso che il personaggio Rasticolla gli restava attaccato per i prossimi secoli. E comunque anche questa di True Detective con Ali e Steven Dorff, credo che si chiama il collega, è molto bella. E al di là del finale, che anche qui ha fatto molto discutere, non lo spoileriamo secondo me è bella perché racconta di quello che passano i detective nel seguire certi casi e nella loro immedesimazione, la loro preoccupazione nel seguire certi casi. E poi, insomma, non spoileriamo il finale, però non sempre le indagini portano a una cosa che ti aspetti, e invece a volte il finale è completamente opposto a quello che pensavi. E questo secondo me l'hanno realizzato molto molto bene. Poi il bello di questa serie, a parte che è su quattro livelli temporali, ci vuole un bel po' per entrare nel meccanismo che cominci a capire. Fatti benissimo, certo. Poi l'invecchiamento parte dal 1980, arriva al 2015, quindi c'è Ali e Dorff che veramente, no, li vedi completamente trasfigurati nel corso di questi anni, ma in maniera molto molto convincente. È proprio fatto bene e insomma va in crescendo, inizia in una certa maniera che tu dici arrivi alla settima puntata, al finale della settima puntata
che dici no, datemi subito l'ottavo, capito? Non potete lasciarmi così adesso. Cioè, una dipendenza. Non puoi farmi questo. Non puoi chiudere qui. Dammi altri 10 minuti, ti prego. Quindi è veramente, veramente bello True Detective. Bene. Ti ringraziamo per i consigli, rifacciamo vedere i tuoi libri che sono Il mastino di Darwin. Ok. Poi Frequenti improbabilità per Tempesta Editore. Se riesco a fare, eccoli qua. Senti, ma dove e poi si possono... Conca, in tutte le librerie. In tutte le librerie. Se non ci sono, li ordinate e vengono. Alessandro Chiametti. E volevo intanto ringraziare te che mi hai fatto compagnia, che ci hai presentato le tue opere. Grazie a te opere. Per l'invito. E poi volevo ringraziare ieri sera Music Art, abbiamo fatto la festa del tesseramento, c'è stata una bella affluenza, ci siamo divertiti, c'eri anche tu. Sì, abbiamo mangiato, bevuto, che ci sta sempre bene. E per chi volesse comunque tesserarsi o far parte dell'associazione in quanto artista interessato magari anche a proporre le proprie opere, sia di tipo fotografico, grafico, musicale, letterario, può sempre far riferimento a Music Art adatta a un artista, quindi anche se non siete potuti venire ieri sera, noi fa piacere conoscervi e vi salutiamo con una musica che ci presenterai tu e ci spiegherai anche perché l'hai scelta. Perché questo, visto abbiamo parlato di thriller e di horror, questo è un pezzo che sta in un sacco di film thriller e horror, a partire da Halloween col genio di John Carpenter che l'aveva messo in sottofondo mentre succedevano varie cose, e poi andare a Boogeyman, andare a Throgtarn, credo che si trovi anche su Throgtarn, ha un'infinità di tante altre cose, di altri film, ma è una musica che lì per lì stona, è quelle cose che tu dici che c'entra questa col film horror, c'entra perché non c'è niente di più inquietante che l'horror che ti entra nella vita nella vita normale, no? della tranquillità, certo, della famiglia, esatto. E allora quando senti che c'è il tuo disco preferito che non c'entra niente con l'horror, non sono One of These Days of the Pink Floyd o The Unforgiven dei Metallica che stai sentendo sotto e ti aspetti che esce un mostro dal divano, esatto. No, sono le Cordettes con Mr. Sandman, e su Sandman ci sarebbe da aprire 4 trasmissioni, però quindi, vabbè, per cominciare bene qui. Il weekend questa ce la mandiamo, ci sentiamo Mr. Sandman, grazie ancora, grazie a te, buon weekend. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him 2 lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like.